Signor Presidente, caro Commissario, cari colleghi, diciamo con questa eccellente relazione di pensare positivamente in piccolo. Molto bene, però occorre anche agire fattivamente per i più piccoli. Noi possiamo avere tutti gli strumenti possibili per sostenere le piccole e medie imprese, possiamo inventare di tutto, ma se poi le istituzioni europee e le stesse categorie non sono fisicamente vicine, alle singole imprese che ne hanno bisogno ogni programma resterà una mera dichiarazione di intenti. Bisogna che gli imprenditori possano beneficiare di corsi di formazione, di tutoraggio per sapere approfittare effettivamente delle misure legislative e anche dei finanziamenti molti di fatto ancora non utilizzati a loro favore. Occorre rafforzare i progetti che stanno dando buoni risultati ma che non sono ancora abbastanza conosciuti come ad esempio l'Erasmus per i giovani imprenditori. Attraverso la Banca Europea per gli investimenti vi sarà la possibilità Abbiamo la possibilità concreta di mettere nel mercato circa 180 miliardi di euro per gli investimenti ed è prioritario, se si vuole salvare il nostro tessuto industriale diffuso, che una parte significativa di queste risorse sia destinata proprio alle imprese del territorio, quelle piccole e medie aziende che altrove non hanno accesso al credito. Non diversamente per i programmi Cosme e Orizzonte 2020 occorre che almeno il 20% delle dotazioni sia destinato alle piccole e medie imprese e che i fondi siano adeguati, ovvero che siano incrementati rispetto alle attuali prospettive. Infine, una particolare attenzione per il settore che più segue da vicino, quello del, eh, dell'accesso delle piccole e medie imprese al mercato internazionale. sulla scia di una scelta fatta dall'Unione Europea di apertura ai mercati che provoca una forte concorrenza, a volte micidiali, da parte dei produttori asiatici, ma che al tempo stesso rappresenta una bella possibilità di sviluppo. Anche in questo caso occorre disporre di linee specifiche e sapere intraprendere un'attività di aggiornamento e di formazione e di, e di accesso al credito che renda questi strumenti davvero utilizzabili. Grazie Presidente.